Mister Pergolizzi, buonasera. La prima domanda è di Giovanni Agostino di Radio Gamma. Allora mister, non so se come te, magari mi affido a lei, definirla una sgambata, una partita vera questa, e comunque a parte questo, che indicazioni ha tratto della sua squadra? Cioè alcuni elementi meno utilizzati, si aspettava di più, qualcuno ha fatto il suo dovere, qualcosa di meno, cosa ne pensa? No, intanto una partita vera, perché anche loro sono venuti qua, potevamo anche pensare che venissero qua con le seconde linee e tutto, no, è stata una partita vera, una partita giocata, è importante perché per chi ha giocato e chi ha giocato meno, in questo caso qualche mio giocatore. Ho avuto delle buone risposte, ma non avevo dubbi. È normale che qualcuno può essere più avanti, qualcuno meno avanti, ma è un gruppo sano, è un gruppo che comunque vuole crescere, un gruppo che comunque in qualcuno deve migliorare sicuramente la condizione, però quando troveremo tutti la condizione, la competizione si alzerà ancora di più e ci sarà sicuramente, ne trarrà dei vantaggi sicuramente la prestazione della domenica. Antonello Placanica, Forza Regina. Due cose, la prima è questa: ormai è chiaro che la Regina per caratteristiche strutturali soffre i ritmi alti in maniera esagerata. Ecco, quanto tempo ci vuole, cosa bisogna fare per evitare la maniera esagerata? Che la soffra è un dato di fatto, perché voglio dire, il passo dei giocatori, a parte qualcuno, è un passo di sostanza, è gente che tratta la palla, ma non che va a rincorrere il pallone alla forsennata. Però subiamo un po' troppo, abbiamo subito anche oggi, fin quando la Cireale aveva una certa fisicità abbiamo sofferto, quando la Cireale ha un po' rallentato, praticamente non è che ha rallentato, una passeggiata. Abbiamo cambiato noi modo di giocare. Anche. Abbiamo cambiato noi modo di giocare. Infatti la seconda domanda era questa. Abbiamo cambiato noi modo di giocare, ma tenendo i tre attaccanti, però abbiamo un po' cambiato modo di giocare. Avevamo più punti di riferimento. Nel primo tempo, giocando loro 3-4-3, poi diciamo che non avevamo grandi punti di riferimento e stentavamo. In che senso? Possesso palla andava tutto bene, un possesso palla avevamo un po' di difficoltà. Poi abbiamo cambiato noi, hanno ricambiato loro, si sono messi come noi, 3-5-2. Però abbiamo preso possesso della palla, abbiamo giocato bene, abbiamo creato. È normale che, come dice lei, bisogna alzare l'intensità, però c'è anche da dire che in certe partite l'abbiamo fatto, quei 20 minuti, 25 minuti, oggi, ma non è una scusa, comunque c'erano 6-7 giocatori che ci poteva stare, che avevano più la quantità che non la qualità, avendo giocato meno, ecco, quindi questo. Poi l'altra cosa, lei insiste molto su mettere due centrocampisti di passo, che sono Urso, Dall'Oglio, Barilla. Ora, questo lì condiziona molto il gioco della Regina, tende a rallentarlo un po' troppo. Invece, quando Urso è venuto a fare la mezzala, c'è stata una fluidità di manovra che non è normale. Allora, a questo punto, non è tanto una questione di uomini, diventa una questione di posizione, perché Urso messo a mezzala si propone, nonostante sembra che passeggi, ma entra, è efficace. Quando gioca dietro c'è una sorta di rallentamento di gioco, è una sensazione? Assolutamente sì, perché l'Urso nasce e muore mezzala. Purtroppo noi qualche volta ci piacciamo, in che senso? È più faticoso fare 40 metri e tornare 40 metri, giocare dietro e giocare con la palla è più bello, è più tocchi più la palla, quindi è un fattore solo mentale, ma è giusto che Urso ha quelle qualità. Bacce l'ha meno, Nino è più uno che viene a prendere la palla dietro e non va dentro. Per quello noi, tatticamente, non vorrei dirvi una cosa che comunque uno, per caratteristica nel 4-3-3, certe volte la punta rimane sola, perché se tu non hai mezzale che comunque attaccano e vanno a giocare vicino all'attaccante, purtroppo, allora o cambi modo che gli esterni vengono dentro il campo con le mezzale che vanno in ampiezza, o se no hai questo, ma lo sappiamo, se no devi giocare con due centrocampisti 4-2-3-1, invece un 4-3-3 diciamo con i tre centrocampisti si mettono due piatti e uno alto, quindi lo sappiamo. Però dobbiamo, ecco, è più che
spesso velocizzare tatticamente e nella lettura, cioè la palla meno la tocco più va veloce, più la tocco più rallento, e questo, anche in questo dobbiamo migliorare. Nello libri Radio Video Touring. Allora, inevitabile la domanda su Rossetti, l'abbiamo rivisto dopo un tempo in memore, che ne dice? Possiamo pensare in un suo reintegro e un'apparizione che rimane fino a se stessa? Allora, non c'è nulla di dire, guarda Rossetti, io ci sono, così siete tutti contenti, e anche la società dire, hai visto, Rossetti c'è, siamo tutti a posto, abbiamo trovato l'attaccante. Rossetti è giocatore, è sempre stato un giocatore vero, io non parlo di quest'anno, lo conosco da tanto tempo, purtroppo ha avuto tanti infortuni, siccome è un giocatore della Regina va valorizzato, ma comunque va valutato, io sto facendo questo, lo devo valutare, lui ho l'impressione che mentalmente sia non pronto di più, anche questa cosa di convocarlo, di metterlo in gruppo, di buttarlo subito dentro, può fare bene a lui e al gruppo, perché il gruppo gli vuole tanto bene, quindi è un gruppo sano, è un gruppo che comunque se lo sta trascinando, se lui capisce questo, Rossetti può far parte, darci una mano, potrà far parte di questo, ma questo non preclude altri discorsi, ecco, di attaccanti, centrocampisti e cose varie. Marco Pizzimenti, il tifoso reggino, Radio Antena Febbe A. Sì, mister, complimenti per il passaggio del turno. Ecco, abbiamo parlato di Rossetti, però non è stata l'occasione per vedere la Ribi oggi. Ecco, allora volevo chiedere come mai, se ci sarà modo di vederlo. Allora, la Ribi. Purtroppo la Ribi, ho fatto delle scelte proprio in quella zona del campo. C'ho 6-7 giocatori, quindi è questo. Quindi, ma non è detto che la Ribi non può giocare domani. Dipende da cosa vuole il ragazzo, subito, dopo. Io la mia carriera calcistica mi ricordo alla Regina, il primo anno venni e ho fatto 14 partite di 3 minuti e mezzo, un minuto e mezzo, perché comunque non dovevo essere valorizzato, perché l'anno dopo dovevo essere riscattato quasi gratis. Però è così. L'anno dopo ne ho fatte 34 su 34 e poi mi hanno venduto all'Ascoli. Purtroppo non è che è scontato, cioè, l'ho detto le prime volte, a uno che è contento devo scontentare un altro. Purtroppo è questo, soprattutto in quel settore di campo dove siamo realmente 6-7. Forcinetti sta facendo bene, è diventato per me un over, più 4-5 giocatori di caratura. Ma la Ribi non è perché non gioca, io non ho rispetto per lui e non credo che lui possa darci una mano. Salandria l'ho tenuto 6-7 partite in tribuna, nessuno avrebbe immaginato che comunque Salandria avrebbe fatto quelle prestazioni, però Salandria deve essere quello delle tre prestazioni, no? Quello di Agrigento, che poi, perché noi abbiamo bisogno di quel Salandria e noi abbiamo bisogno di tutte queste cose, perché se noi lavoriamo e soprattutto abbiamo la mentalità di andarci a mangiare l'avversario è una cosa, se teniamo il livello di concentrazione è una cosa, se noi cerchiamo di vivacchiare diventiamo no brutti di più, e questo non deve succedere. Io devo lavorare per la Regina, per l'obiettivo, per me la Regina è l'obiettivo, è normale che poi scontenterò sempre qualcuno, però ecco, ripeto, non c'è nessun interesse, è un modo. So che posso sbagliare, mi assumo le mie responsabilità, già l'allenatore, ve l'ho detto altre volte, quando sbaglia poco ha già fatto tanto, perché purtroppo la mia difficoltà non è di essere un fenomeno, il mio pregio spero che sia quello di sbagliare il meno possibile, o sbagliare poco, già per me sarebbe fondamentale, soprattutto sbagliare anche nel bene, se poi sbaglio io e raggiungiamo l'obiettivo, io sono l'uomo più felice del mondo, credetemi. Ultima domanda, Andrea Baccellieri, Forma. Buonasera mister. Buonasera. È tornato al gol finalmente Barranco, cosa le ha detto prima di entrare in campo, notato che le ha parlato all'orecchio? No. Io ho questo rapporto con i giocatori, ho amore e odio, sto dicendo odio perché può succedere, cioè, io sono molto diretto, loro sono diretti, lui sa,
Barranco deve essere Barranco, Barilla deve essere Barilla, Ragusa deve essere Ragusa. Poi l'under ci può stare, che è un po' al di sotto, è un po' così, perché comunque c'è un fattore di crescita, un fattore che può alternare. Però se hai fatto una carriera, se hai giocato e tutto, bisogna andare in campo e tenere il motore, tenerlo a 200 all'ora. Quindi chi gioca deve tenere il motore acceso. Barranco deve capire purtroppo che non si può vivere solo di gol, si vive di squadra, si vive di risultati, non può essere assillato dal fattore gol. Il gol lo trovi giocando con la squadra. Io dico, il talento vince la partita, ok, sono contento, il gruppo, il team vince i campionati. Per noi dobbiamo ragionare in questa maniera. Se ragioniamo in questa maniera, io sono convinto che ce la giocheremo, non alla grande, alla grandissima. Oggi pomeriggio come sei riuscito? Ha giocato molto con la squadra? Ha giocato bene? Qualcuno dirà perché giocava con una punta vicino. lo so. Ultimissima, Giovanni Agostino. Sono qua per questo, io per cercare, ecco, di... Spero, ecco, di non dare risposte scontate e risposte senza un senso. Mi auguro solo quello, però sono risposte sentite. Prima di dirvele, come quando mi dicono, ma lui fa i cambi al 65esimo, perché lì pensa, magari fossi così bravo a pensare i cambi. Io vi posso dire che quando c'è una pressione e tutto, Regina significa, non dico vincerle tutte, ma quasi. Quindi, vuoi non vuoi, c'è una percentuale di errore che è molto più alta che una percentuale di positiva. Quindi, questo... Già non sbagliare le sostituzioni, non sbagliare tra under e over è qualcosa di importante. Però ripeto, stiamo crescendo. Però quello che voglio dire, perché siamo qua fra 4 giorni e giochiamo una partita seria. Partita molto importante, una partita con una squadra sgorbutica. E derby e tutto, e ci vorrà veramente, no, carattere, ci vorrà tutto, tutto, tutto. E mi farebbe un po' incazzare se non l'affrontiamo nella maniera giusta. Io l'ho dimenticato già la Coppa Italia, per me è importante il San Biase, perché ho rispetto per il San Biase, ma dobbiamo avere rispetto per noi, quindi bisogna preparare nella maniera non eccezionale, di più. Poi c'è fortuna, sfortuna, ma non si può giocare come i primi 20 minuti di Agrigento, non è corretto nei nostri confronti. Ecco, la mia domanda era proprio su questa, me l'ha anticipata, quindi me l'ha annullata, vabbè, dai, qualcosa... No, mi dispiace. Il San Biase, che reputo sia una squadra, da quel che ho visto, superiore, con tutto rispetto, anche alla Ciriale, che giocano compatti, hanno attaccanti che sanno mettere la palla dentro. Io credo. No, una cosa volevo dire, il pubblico sicuramente vorrà vedere la Regina, non questa di domenica, quella lì alle altre 2 domeniche, quindi cosa ci prepariamo? Io sarei l'uomo più felice al mondo di dare continuità con quelle prestazioni e con quel modo. Però ripeto, la partita dice, ma giochiamo con San Biase. Ok, San Biase è San Biase, facciamo la Serie D. Siamo la Regina, noi vogliamo vincere. E domenica dobbiamo vincerla questa partita, ma sapendo che troveremo una squadra forte che ci darà il filo alla torcia e che vorranno vincere anche loro. Quindi abbiamo rispetto per loro, però dobbiamo prepararla nella maniera meglio possibile. Se c'è, meglio, ancora di più. Questo è una bella partita, quindi mi auguro, ecco, che ci sia tanto pubblico e che venga fuori una bella partita. Ok, grazie a tutti, grazie, buon lavoro. Grazie a tutti.